Eccoci qui con le ricette di Mattina 9 con lui, col nostro chef Erio. Buongiorno Buongiorno Maria, chef. buongiorno a tutti. Bentrovato a lui, ma bentrovati ai nostri telespettatori mattinoviani. Anche ora siamo prontissimi qui nello spazio lavoro, ci sono i fornelli, ci sono già gli ingredienti per preparare una nuova gustosa ricetta. Se hanno seguito il Sì. chef, sapranno sicuramente che cosa oggi È vero? preparerai. Io lo so che c'è qualcuno che sa che cosa dobbiamo preparare oggi, perché abbiamo detto ieri, quindi vi ricordate? Non vi ricordate? Allora scopriamo insieme quali sono gli ingredienti che ci servono oggi per preparare il menù e poi magari poi vi ricorderete di Vai. quello che abbiamo detto ieri, chef, perché Sei pronta? la tua fucsia bag è È sempre vero, molto pesante. bella, condita, come i tuoi Guarda. piatti. Scopriamo insieme gli Vai. ingredienti, chef. Sei Eccoli lì. pronta? Uno, due, tre, Eccoli qua, i voilà! bastoncini mitici. I mitici bastoncini, quelli che ho chiesto perché per mangiare una variante diversa, e quindi abbiamo chiesto help, l'aiuto al nostro chef Erio. La mozzarella. Mozzarella. Quindi abbinamento bastoncini, poi mozzarella. Cosa vedo fuori? Non lo so. La besciamella. Ancora. E poi Pesto di pistacchi. mamma mia, c'è ancora un'altra prelibatezza che dobbiamo scoprire. E formaggio grattugiato. Eccole qua gli ingredienti per preparare una ricetta laddove i protagonisti, l'avete capito, finalmente è arrivato l'ora di preparare i La bastoncini. Quindi i parmigiana. protagonisti sono i bastoncini, ma per fare cosa? Vai, vediamo subito, vediamo. Scopriamo insieme, lo sapete già, mattinoviani. Eccoli lì, la parmigiana del capitano con i bastoncini di merluzzo. Per preparare questa parmigiana occorrono 24 bastoncini di pesce panati, 500 g di besciamella pronta, 400 g di fior di latte, del pesto di pistacchi, ecco, Sì. ancora una nuova variante di gusto, poi formaggio grattugiato, del basilico, del sale e dell'olio extravergine di Esatto. oliva. Quindi prepariamo finalmente questa parmigiana di bastoncini che tanto Guarda, richiesta semplice, in questi semplice, giorni, semplice. per fare in modo che i bambini, soprattutto oggi che è venerdì, possano gustarsi i bastoncini che già piacciono, insomma, ai bambini, È però vero. mangiarli in una Guarda, di maniera una nuova diversa. versione, brava. Del È serio. presentare sul serio. Sul serio, con Erio, oggi bastoncini, parmigiana di Guarda. bastoncini. Vediamo qual è lo step per preparare ovviamente questa parmigiana. Friggiamo i bastoncini. La prima cosa da fare è friggere. Allora, la domanda Guarda. sorge spontanea, chef. Dimmi, dimmi, Con dimmi, dimmi. quale olio cuociamo i bastoncini? Girasole. Olio di Sì. girasole. E non ne deve essere ad immersione. No, 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 un filino, guarda. Un filino, padella bella abbondante, ma diciamo che li possiamo fare anche al forno, Sì. addirittura così come escono. Così come escono anche al Sì, forno. Quindi, tranquillamente. bastoncini merluzzo, abbiamo visto 2 gli minuti ancora, ingredienti. l'olio non è pronto. Facciamo riscaldare l'olio, ovviamente gli Sì. ingredienti scelti sono quelli di MD, comincia il nostro weekend da oggi, quindi preparate tutte le ricette che Chef Ferri ha preparato in questi giorni per noi, per voi, mattinoviani, quindi fate scorta nei supermercati di MD, tanto Guarda assortimento ad un com'è prezzo piccolo, 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 piccolo. Guarda com'è piccolo, piccolo. comodo questa Diciamo confezione. buona spesa, Buona spesa. da MD. Vedi com'è comoda questa qua. Fai Escono tante vedere? confezioni, vedi? In modo che se non lo consumiamo tutto. Comodissimo, Visto? bene. Ed è giusto perché magari la mozzarella, sai, è un ingrediente che Esatto. può tornarti utile un po' in tutte le pietanze, Lo un po'. lasciamo lì nella propria acqua. Bene, Prendiamo un quindi ciotolino. cominciamo a cuocere i bastoncini nell'olio di girasole, ha detto Chef Ferio. Eh sì. E sta cuocendo l'olio di girasole, intanto ci prendiamo una mozzarellina che sicuramente occorrerà per riempire, insomma, questa Esatto. parmigiana. Sai, io Cosa? l'ho fatta in questa Il terrina da lavoro. tegamino? Esatto, in modo da poterla fare anche singoli. Sì. Quindi idea per voi mamme, idea per voi anche maschietti, single, insomma, un'idea per tutti voi mattinoviani per gustarsi, ecco, in maniera diversa questi bastoncini, una parmigiana di bastoncini. Tante le ricette che preparerai anche la settimana Eh prossima, sì. ricordo al pubblico di Mattina 9 che noi pian pianino ci avviciniamo anche al Natale. Chef, Prepariamo un po' di piatti per il Natale. Sì, sì, Dobbiamo sì, sì, cominciare a sì, preparare, dare un'idea diversa, ma soprattutto come imbandire la tavola. Esatto, Fare qualche decorazione natalizia vicino ai piatti. Eh perché poi è quella che fa la differenza, sì. perché il menù, per esempio, magari napoletano, c'è cioè magari un menù fisso, no? Che si prepara a Sì. Natale.
queste grandi tavolate delle belle dove soluzioni. Le famiglie si uniscono, però l'originalità sta appunto di come prepari la piatto, esatto. Il tavolo, la tovaglia e tutto. Guarda, noi faremo dei piatti molto semplici per Natale, quelli della tradizione, ma sempre rivisitati. Da te, da Chef Elio. Gli diamo solo un'idea, ecco, come in modo di presentarli. Dall'antipasto all'aperitivo facciamo tutto. Intanto sempre tante offerte anche da MD, che poi, ecco, vi dirò settimana prossima, ci saranno delle novità che vi faremo vedere. Non solo il volantino, ma anche poi di prodotti che, ecco, si aggiungeranno alla spesa, magari con un'aggiunta di un prezzo piccolo, però per i dettagli poi settimana prossima continuate a restare qui in ascolto con Mattina 9 e vi diremo tutto, ma proprio tutto. Intanto già sono cotti. Esatto, guarda, sono cotti, guarda. Anche perché dopo li dobbiamo ripassare un po' nel forno. Quindi, primo step, olio di girasole che deve essere ben caldo. Guarda, giusto un filo o un filino, sì, padella andate rente. Giriamo e rigiriamo. Ed ecco qui. Qua. Quindi non si fa a cuocere tanto il basilico? No, assolutamente. Guarda, in questo caso no. Andiamo ad assemblare la nostra parmigiana. Pesto di pistacchio. Perché l'abbinamento del pistacchio? Perché è più dolce. E poi gli diamo un senso. Guarda, il pesto alla genovese lo conosciamo un po' tutti, no? Mentre questo qua è un prodotto MD che troviamo da MD a un prezzo piccolo. Ed è ottimo. Guarda. Quindi c'è proprio questo pesto di pistacchio, è pubblico di Mattina 9. È bellissimo. Eccolo qua, quindi prepareremo anche un primo, dai, qualche volta. Ok? Quindi proprio direttamente un primo anche col pesto di pistacchio. Va bene, dai. Va bene, con Chef ce lo prepariamo per Natale, dai, facciamo un bel risottino. Noi dobbiamo fare proprio un menù per Natale, sì, Chef. Guarda, allora, besciamella già pronta, in modo che voi ce lo usiamo, ma chi ha tempo la può realizzare a casa. Come la prepari però besciamella, Chef? Latte, farina, olio, noce moscata. Quindi lo sai come si prepara, eh? Questo è un piatto, Chef, lo confesso, mi viene bene. È vero? Non è difficile la preparazione, sai, tutti insieme c'è questa cremina chiamata. Andiamo ad assemblare la nostra parmigiana. Allora, come abbiamo... Aspetta un attimo, Chef, guarda, torniamo indietro. Abbiamo fatto un fondo di besciamella e pistacchi. E abbiamo cosparso insieme, andiamo amalgamato. Ad assemblare, guarda, qualcuno lo tagliamo così. Stiamo preparando proprio delle monoporzioni. Esatto. Quindi con gli facciamo un altro strato. Guarda, sempre con la busta, non c'è bisogno. Sì. Gli facciamo un taglietto piccolo. Vedi com'è semplice? Sì. Eh? Per i bambini è proprio buono questo piatto, perché ai bambini anche piace la besciamella, lo esatto, sai? Sì. Quando c'è quella cremina dolce poi da assaporare. Gli diciamo alla fine che il pesto è di pistacchi. Eh no, io diciamo che il pesto è di pistacchi, altrimenti poi, ecco, fanno col naso così, storcono il naso e poi andiamo in difficoltà, in panico le mamme. Quindi non diciamo, non sveliamo totalmente gli ingredienti. Guarda, sì. Un po' di parmigiano. Quindi la fettina di mozzarella, un po' di parmigiano, pubblico? Preparate questa parmigiana di bastoncini, fateci sapere sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9 se vi è piaciuta questa idea in esclusiva di Chef Elio. E stiamo, ecco, riassemblando. Qui abbiamo messo sempre un po' di pesto. Sotto sì, abbiamo messo già. No, alla fine lo mettiamo per copertura. Quindi guarda, nel secondo strato non c'è il pesto, pubblico. Guarda. Vedi? Sì. Mettiamo la nostra besciamella. Bene. Ah, si può realizzare anche rossa, se vogliamo. Come si realizza rossa? Al posto della besciamella prendiamo un po' di passato di pomodoro. Questa è un'altra idea, però mi piace questa qui che stai facendo vedere tu adesso sì, a noi, modo. Mattinoviani. Guarda? Sì. Perfetto. Bene. Una spalmatina di... Stiamo utilizzando che formaggio? Abbiamo detto il parmigiano, o no? Sì, guarda. L'ho aperto già prima. Ecco qua, il formaggio grattugiato, quindi abbiamo... L'importante è stato il fondo di pistacchio e di besciamella che abbiamo insieme amalgamato. Poi successivamente un primo strato di bastoncini, guarda, sopra i quali abbiamo riversato ulteriormente la besciamella, poi solo besciamella e poi le fettine di mozzarella belle tonde. Abbiamo sovrapposto ancora i bastoncini e chiuso il tutto con besciamella e poi ancora questo pesto di pistacchio. Esatto. Molto formaggio. E adesso che cosa succede? Inforniamo 10 minuti. 10 minuti, pochissimo, ma il fondo esatto. In realtà già guarda, è a temperature elevate, immagino, Chef, 180-170 gradi.
con un ventilato preriscaldato. Esatto. Quindi mi raccomando, accendetevi il forno, preparate i bastoncini e così facciamo presto presto questo menù e accontentiamo i bambini, ecco, ma accontentiamo qua, anche i maritini che dicono... Brucia. Immagino i maschietti, magari più adulti, che dicono alla moglie: ma che mi hai fatto i bastoncini? Sono buoni. È vero, ma glielo diciamo alla fine. Ma glielo diciamo alla fine. Guarda, questo è il risultato, guarda. Vedi? Che profumo! Vogliamo aprire un poco? Che profumo, no, però voglio capire la decorazione, perché anche questa c'è il suo perché. No, guarda, un piattato. Devi dire, chef. Io ho messo solo un semplice cintrino. Rosso. Guarda, che ho recuperato dal panettone. Di prima, hai visto? Che abbiamo avuto ospite prima. Sì, guarda, vogliamo aprirla? Apriamo. Guarda. In realtà, questa ricetta già è pronta. Vedi? Ed è una nuova idea. Possiamo per fare una poter bella spolverata di ancora crudo, cioè, nel senso, ecco, che non cuoce. No, ci mettiamo qualche decorazione, chef. Anna. Inventa. Mi piace quando inventa. Magari. Questa ovviamente è una ricetta che potete fare soprattutto a casa, pubblico di mattina 9. Diversamente per altre ricette, ecco, soffermiamoci sicuramente su questa bellissima parmigiana di bastoncini. Ringrazio Chef Erio per avermi accontentato, ma soprattutto per aver dato la possibilità a Chef Erio di, ecco, questa idea diversa per sì, i nostri mattinoviani. Sì, un modo diverso, guarda, per servire i bastoncini. E abbiamo chiuso con parmigiano, abbiamo fatto un po' di mozzarella. Qualche strette, sì, di mozzarella. Perfettissimo. E intanto la parmigiana però di melanzane non è quella che mangi, che mangiamo dal tuo ristorante. No. Sul serio, troviamo ancora altri ingredienti sicuramente ancora più buoni, diversi, con altre varianti. Sì. E lavorerai tantissimo questo weekend? Penso di sì, ecco, vi aspettiamo tutti al nostro ristorante Mangiando sul serio, che si trova a Nola. Mi raccomando, buon pranzo in questo momento, fate questa parmigiana di bastoncini, condividetela sulla vostra pagina di Facebook, ma soprattutto se vi siete persi qualche passaggio sulla nostra pagina di Facebook Mattina 9 troverete questa ricetta e non solo, ma tante altre. Grazie chef. Grazie a voi. Grazie, noi ci vediamo tra pochissimo per i saluti con Claudio. Restate con Mattina 9, pubblicità.